L'incontro con le ragazze e i ragazzi della Sala Impact è andato benissimo. Io sono davvero molto soddisfatto, è stato un incontro eccezionale, ho ricevuto delle domande analitiche, nel senso che chi me le ha fatte non ha preteso, diciamo così, una risposta banale, ma chiedeva delle risposte concrete e sincere. E benché alcune delle risposte non fossero magari quello che si aspettavano di ascoltare da un rappresentante delle istituzioni, mi è sembrato che loro apprezzassero la mia sincerità. Oggi devo dire di no, perché ho avuto la possibilità, anche sulla base delle domande che mi sono state fatte, di dire sostanzialmente quasi tutto quello che volevo dire. Credo che il messaggio che le istituzioni non siano così lontane come molto spesso si crede, ho dato ai ragazzi in maniera diretta la mia mail personale, sia passato e che sia stato apprezzato. È impagabile perché troppo spesso se noi ci affidiamo a delle società per fare delle indagini, che siano delle ricerche specifiche o delle indagini più generali, non è detto che le risposte siano sincere. Qui invece arrivano delle domande chiare, dirette, concrete, è pretesa la massima sincerità, altrimenti viene percepito come uno dei tanti che passa per Giffoni e che non ha voglia di confrontarsi. Quindi abbiamo a che fare con ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni, con esperienze diverse, c'è chi ne ha fatte di più, chi ha avuto meno possibilità, chi ha già studiato e ha intrapreso un percorso professionale, chi invece si sta affacciando anche un po' spaurito e pretende che dall'altro lato ci sia quantomeno un sostegno sincero o delle risposte che possano quantomeno indicare una strada. Io quando mi è stato presentato ho pensato wow, non è banale perché mentre il tema dello scorso anno è quella bellissima mano con tutti i sensi si prestava a tutta una serie di interpretazioni, l'illusione della distanza credo che sia un concetto molto più concreto e diretto, perché troppo spesso in realtà quello che viene percepito nei confronti delle istituzioni è la concretezza della distanza, non l'illusione della distanza. Quindi quello che ho cercato di far passare in sala è che effettivamente quella che loro percepiscono come una distanza sia solo un'illusione e che momenti di confronto come quello che hanno avuto con me la possano totalmente azzerare, non solo accorciare, ma azzerare e far sì che effettivamente sia solo un'illusione. Lasciare un messaggio al Medieri è faticoso e allo stesso tempo impegnativo, ma propositivo, mettiamola così. Quello che posso dire è che al Medieri avrei detto con anticipo occupati di più di chi hai vicino. Nella mia vita, nel mio percorso sia di istruzione, formazione che professionale, ho pensato innanzitutto a chi stava più lontano da me. Ho viaggiato tanto, ho studiato all'estero, ho cominciato a lavorare anche all'estero e mi sono occupato meno di quelli che avevo vicino. Mi sono reso conto, lavorando per le istituzioni, che occupandosi di quelli che si hanno più vicino si cresce. In alcuni casi magari in maniera più progressiva e non diretta, io sono cresciuto invece probabilmente molto rapidamente, ma in alcuni casi si ha più soddisfazione e riscontro diretto di quello che si può fare. Sostenete Giffoni, continuate a stare vicino a chi ormai da mezzo secolo e 4 anni si occupa, di questa esperienza magnifica. Noi a livello di istituzioni e di Dipartimento per le politiche giovanili e Servizio Civile Universale, guidati dal Ministro per lo Sport e i Giovani, lo facciamo con costanza, siamo sempre presenti, non manchiamo, siamo qui anche nel fine settimana estivo con quasi 45 gradi all'ombra, ma vedendo l'entusiasmo che c'è innanzitutto da parte di chi lavora per Giffoni e per i Giffoners. Sosteniamoli e facciamo sì che il festival continui a vivere per altri 100 anni.